Palazzo Reale di Napoli è un edificio storico ubicato in Piazza del Plebiscito, nel centro storico di Napoli, dove è posto l'ingresso principale. L'intero complesso, compresi i giardini e il Teatro San Carlo, si affaccia anche su Piazza Trieste e Trento, Piazza del Municipio e via Acton. Fu la residenza storica dei viceré spagnoli per oltre 150 anni, della dinastia borbonica dal 1734 al 1861, interrotta solamente per un decennio all'inizio del XIX secolo dal dominio francese con Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat. E a seguito dell'unità d'Italia dei Savoia, ceduto nel 1919 da Vittorio Emanuele III di Savoia al demanio statale, è adibito principalmente a polo museale, in particolare gli appartamenti reali, ed è sede della Biblioteca Nazionale. Il Palazzo Reale è stato costruito a partire dal 1600 per raggiungere il suo aspetto definitivo nel 1858. Alla sua edificazione e ai relativi lavori di restauro hanno partecipato numerosi architetti come Domenico Fontana, Gaetano Genovese, Luigi Vanvitelli, Ferdinando Sanfelice e Francesco Antonio Picchiatti. Al termine della dominazione aragonese, il Regno di Napoli entrò nelle mire espansionistiche sia dei francesi che degli spagnoli. Le due parti si spartirono il territorio a seguito del Trattato di Granada, firmato nel 1500. Tuttavia questo non venne rispettato e sotto il gran capitano Gonzalo Fernández de Córdoba gli spagnoli conquistarono nel 1503 il regno e ebbe inizio il viceregno spagnolo. Tale periodo, che interessò Napoli per oltre 200 anni, viene storicamente visto come un periodo buio e di regresso. Viceversa, la città godeva di un notevole fermento culturale e di una borghesia dinamica, oltre che di una flotta mercantile all'avanguardia, in grado di competere con Siviglia e le Fiandre. Sotto Pedro Alvarez de Toledo di Zuñiga si decise per la costruzione di un palazzo vicereale, progettato dagli architetti Ferdinando Manlio e Giovanni Benincasa. I lavori iniziarono nel 1543 per terminare poco dopo. La costruzione del Palazzo Vicereale si pose in un periodo in cui i viceré si impegnarono in un riassetto urbanistico delle città italiane. A Napoli vennero riorganizzati le mura e i forti ed edificati i cosiddetti quartieri spagnoli. Thank you.